No, c'è niente da dire. Siamo arrivati fino a qua e alla fine ci è mancato l'ultimo metro. Sento solo di ringraziare tutti quelli che hanno fatto questa grossa cavalcata in questi ultimi 6 mesi, perché penso che abbiamo fatto veramente una cosa immensa. Ci è mancato solo l'ultimo metro. C'è grosso rammarico per non aver raggiunto l'obiettivo, ma c'è grossa consapevolezza di aver dato tutto da parte della società, da parte della proprietà, da parte dello staff, del mister, dei giocatori. E quindi direi che questa è la nostra più grande vittoria, nonostante la sconfitta. Cosa ha detto il ragazzo ieri? Esattamente queste parole, che devono camminare a testa alta e essere fieri, perché hanno fatto una cosa straordinaria. Gli ho ricordato le contestazioni di inizio anno, mentre oggi possono camminare per la strada e probabilmente essere non solo orgogliosi di quello che hanno fatto, ma sentirsi un'unione comune con tutta la città di Vicenza, che gli è stata vicino fino all'ultimo. I nostri tifosi sono stati enormi a sostenerci fino all'ultimo secondo e anche dopo la sconfitta. Questa forza dei tifosi che erano passati tutti questi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, dà come dire la carica, cioè è difficile trovare la stasera, ma la carica per un bel corso la prossima. Adesso ci lecchiamo un po' le ferite e stacchiamo un attimo la testa, come è giusto fare, però la volontà penso di tutti quando succedono queste sconfitte così brucianti sia quella di rivalsa. Poi onestamente veramente molto presto avremo modo di parlarci, confrontarci, riflettere. Questi playoff comunque ci sono costati cari, abbiamo fatto 3 crociati, quindi bisogna rifare una squadra. Tre crociati Ruffini, Ronaldo e Ferro. Ferro Vedremo, non lo so, vedremo. Non voglio dire una cosa che non sappiamo, però sicuramente è uscito ginocchio. Peccato non essere arrivati così, perché hanno fatto un cammino straordinario, 23 risultati tutti di fila, sono sconfitta in playoff, sono sconfitta, essere arrivati a giocarsi proprio le partite che contava. Con tanti giocatori che erano in tribuna con voi, con noi e in campo. O chi c'era a mezzo servizio, Però non cerchiamo alibi, alla fine magari. questo è il calcio e chi è entrato in campo ha No, dato tutto, quindi noi ripartiamo da qui. si Questo è può ripartire il solco da qui. su cui tracciare, eventualmente ricostruire e ripartire. Si riparte da qua. Ragazzi, grazie. Difficile come Sì, perché da un lato c'è la consapevolezza, la sicurezza di aver dato tutto, di ogni staff, i giocatori, la società, i tifosi. Ci siamo compattati nel percorso che abbiamo fatto e c'è la grande amarezza di non aver completato il tragitto e il percorso che abbiamo fatto, rendendo tutti noi felici. Dall'altro lato, l'ho detto prima, abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto il massimo, abbiamo imparato in questi mesi ad amare questa maglia, ad amare il nostro stadio, il nostro pubblico, la nostra piazza. E quindi questa sconfitta fa ancora più male perché volevamo regalare una gioia a tutti. Che dà grande così mi rende orgoglioso per quello che abbiamo fatto, ripeto, rende però questa sconfitta anche un po' più brutta di quello che è, perché voi poi lo vivete e l'avete vissuto da tanto, siamo consapevoli che è una piazza che merita altro. Abbiamo tutto e c'è tutto per fare veramente le cose per bene. Non lo so, abbiamo
abbiamo quest'anno sicuramente tracciato una strada, un'autostrada, abbiamo apparecchiato, non l'abbiamo raccolto e chissà che poi questo lavoro possa servire il prossimo anno. Purtroppo è l'unica cosa che in questo momento qua così mi lascia un po' di speranza, è che il lavoro che abbiamo fatto, la tanta fatica che abbiamo fatto, abbiamo avuto tanto in cambio, Abbiamo avuto in cambio veramente la sensazione io di allenare i giocatori di giocare in Serie A per l'ambiente che c'è. E la speranza però è quella di aver così, di aver fatto qualcosa che possa servire per il prossimo anno. Sempre con lei a comando? No, non lo so, dipende dalla società, quello che decide di fare, ripeto. Tutti assieme abbiamo indicato la strada. Anche nel gruppo, un gruppo che era in difficoltà, siamo riusciti a renderli protagonisti di una stagione importante. Volevamo che fosse una stagione storica e non l'è stata. La tua volontà, il tuo desiderio di rimanere e continuare questo progetto? È chiaro, mi piacerebbe vincere qua. Si riparte da qui? Si riparte da qui? No, bene, adesso... No, sì, intendo. Come hai detto tu, no, si è seminato a questo punto... Mi piacerebbe poter continuare il lavoro e il percorso fatto con questi ragazzi. È chiaro che poi io faccio parte di un ingranaggio e basta, e la macchina e il contesto è la società, è una società, la nostra, una società forte, è una società che è ambiziosa, quindi di conseguenza ci rimettiamo alle loro scelte, alle loro valutazioni, sia per quello che riguarda la competenza dell'allenatore, sia per quello che poi è la programmazione. Quindi di questo poi avremo modo di pensare, di ragionare più in là. Adesso c'è veramente grande amarezza e non è da tutti uscire dopo una sconfitta con gli applausi e veramente, non lo so, ho creato un contesto, un ambiente incredibile. Peccato. A quanto fare? E poi tu sei di più. E non solo me, tutti quanti. Pensare che è tanto così. Non so. Però no, non posso impoderarci niente, perché se penso a come eravamo messi a dicembre. Sara lo può dire, io con Sara dicevo anche arrivare ai miglior quarti sarebbe tanta roba. Comunque io l'anno scorso ero arrivato al miglior quarto col Foggia e sono arrivato in finale, è andato male anche l'anno scorso. Abbiamo fatto un campionato straordinario, l'ultimo scalino siamo inciampati, ma siamo inciampati quest'anno. Credo che il braccio, tra virgolette, della curva alla fine che vi ha chiamati sotto sia il segnale che comunque è un grazie, perché come dici tu avete comunque regalato un sogno che a dicembre sembrava impossibile e improponibile. Sì, fa piacere, cioè, in un momento così vedere la nostra gente così che ci dice di sorridere, di stare a testa alta. Testata dobbiamo starci, sorridere no, perché ci vuole un po' per tornare a sorridere, però testata già da oggi ci dobbiamo stare, perché non posso dire recriminare qualcosa, niente, nessuno, perché abbiamo sempre dato tutto. Abbiamo fatto 3 crociati, perché penso che Ferro si sia fatto il crociato pure Ferro, 3 crociati in un anno, Cavio si è fatto male. Beppe prima della partita non stava bene, però ha stretto i denti, quindi che devo dirti? Questo è mancato un po' di buona giornata sulle sue condizioni fisiche, cioè deve essere stanco, ma non lo so, cioè, non,
non ti sto qua a dire adesso se eravamo tutti a disposizione, vincevamo, sarebbe andata diversa. Vedo com'è andata e fa male, ne prendo atto, però è una ferita che deve farci male a partire già da luglio dell'anno prossimo per non passare tramite i playoff l'anno prossimo, ma fare un campionato subito. E i presupposti ci sono, perché società forte, il presidente non ci ha mai fatto mancare niente, lo staff tecnico, i risultati sono sotto gli occhi di tutti quanti, il gruppo che si è creato è sotto gli occhi di tutti quanti, e niente, ripartiamo. Si riparte. Per fa forza. Male, ma si riparte da qui. Sì, fa tanto male, tanto, perché ti dico la verità, il mio pensiero, come quello di tutti quanti, era tornare con 4 ore belle contenti in pullman e aspettare tifosi allo stadio. E li aspettiamo ad agosto, quando inizia il campionato, c'è altro da dire.